Benvenuti a tutti, questo è il canale ufficiale di Tech Games Italia e oggi riprendiamo una nuova puntata della rubrica Fast News. Prima di cominciare, come al solito, vi auguro una buona visione e vi invito a lasciare un like o iscrivervi al canale. Partiamo da The Crew 2, il racing game di Ubisoft è stato aggiornato lo scorso 6 luglio in un nuovo aggiornamento intitolato The Crew 2 Season 6 Episodio 1, infatti l'aggiornamento è arrivato in occasione del quinto anniversario del gioco. Tra le novità principali dell'aggiornamento c'è il framerate aumentato fino a 60, una gestione migliorata delle ombre in base alle fonti principali di luce, mentre su Xbox One e PS4 ci sono diversi miglioramenti come il ciclo meteorologico, una migliore gestione dei colori del cielo, ci sono anche delle modifiche alla resa della nebbia e delle nuvole e una migliore resa dei materiali in diverse condizioni di illuminazione, con un particolare riferimento all'erba, ai rami e altri oggetti. Passiamo a Modern Warfare 2, il titolo di Activision è stato vittima di un ulteriore leak. Questa volta il leak riguarda l'inizio della beta che, secondo un noto leaker, dovrebbe partire nel mese di settembre, con l'accesso anticipato in esclusiva PlayStation dal 15 al 16 settembre, mentre la open beta andrà dal 17 fino al 19 settembre. Il secondo fine settimana sarà libero a tutte le piattaforme con la beta crossplay, l'accesso anticipato dal 22 al 23 settembre e la open beta dal 24 al 26 settembre. L'accesso anticipato, per chi non lo sapesse, è accessibile soltanto per chi ha preacquistato il gioco. Torniamo a parlare di God of War Ragnarok. Sony ha finalmente annunciato la data di lancio fissata per il 9 novembre 2022. Oltre alla data di lancio, Sony ha svelato le quattro edizioni del gioco, la Launch Edition con diversi bonus per chi preacquista il gioco, la Digital Deluxe Edition, la Collector Edition e la Yotar Edition. I contenuti all'interno delle ultime tre edizioni sono veramente tanti e per questo vi invitiamo a leggere il nostro articolo che vi lasciamo in descrizione. Ubisoft annuncia The Division Resurgence, un nuovo capitolo della saga per i dispositivi Android e iOS. Si tratta di un GDR free-to-play in terza persona. A detta di Ubisoft, potremo rivivere gli eventi dei primi due capitoli della controparte console da una prospettiva completamente nuova. Qualora foste interessati, è possibile iscriversi alla Closed Alpha sul sito ufficiale del gioco. Skull & Bones si mostra per la prima volta nel suo gameplay esteso. Annunciato nell'ormai lontano 2017, di Skull & Bones ne abbiamo sentito parlare davvero poco, sparito dai radar per qualche anno, ora torna a mostrarsi definitivamente con un lungo e dettagliato gameplay. In Skull & Bones ci troveremo nei panni di un pirata sopravvissuto ad un naufragio. Partendo da zero dovremo quindi trovare una ciurma, una nave e salpare nell'Oceano Pacifico per diventare un pirata di tutto rispetto. Prima di ciò bisognerà dedicarsi a tutti i preparativi che comporta una nave con equipaggio, ovvero trovare risorse essenziali per la sopravvivenza e per affrontare le grandi battaglie navali. Il tutto con vari sistemi di gioco articolati nella loro struttura. Il controllo della nave sembra credibile, seppur non semplice per ovvi motivi, infatti bisognerà padroneggiarla come ci si troverebbe in un contesto reale, regolando le vele e sfruttando il vento. Il mondo di Skull & Bones è condiviso con altri giocatori online, come già avviene in Sea of Thieves, con la componente PvP e PvE. Ubisoft promette numerosi eventi all'interno del gioco, aggiornandolo costantemente per anni. I pirati di Skull & Bones arriveranno su Xbox Series X e S, PS5, PC, Stadia e Amazon Luna il prossimo 8 novembre 2022. E come al solito ringrazio tutti per la visione e lascio la parola a voi nello spazio dedicato ai commenti. Noi ci vediamo la prossima settimana qui sul canale di Tech Games Italia.